qui con me padre Silvano Marisa, superiore della Congregazione dei Missionari della Nostra Signora della Salette. Vorrei sapere da lui che cosa è avvenuto nella storia qui alla Salette e anche il messaggio spirituale. Prego. Ecco, noi in questo momento ci troviamo sul piazzale della Basilica, costruita sui luoghi in cui è apparsa la Madonna nel 1846, il 19 settembre, a Massimiliano Melania. Ecco, proprio qui dove noi ci troviamo adesso, nel 1846 era tutto prato, era una prateria che serviva per il pascolo degli animali e delle mucche di alcuni paesi che si trovano giù nella valle. Massimino e Melania, proprio il 19 settembre, sono saliti qui su questa montagna, appunto pascolare il loro gregge, quando a un certo momento dopo il pranzo, il frugale pranzo che loro avevano portato con sé, ebbene si sono addormentati e a un certo punto hanno visto che le mucche non c'erano più, le loro mucche erano scomparse. Allora salgono un piccolo colle e vedono che le mucche stanno pascolando tranquillamente, e ruminando anche alcune, sulle pendici del monte Gargà, che si trova qui alle nostre spalle. Allora riscendono verso il valoncello, dove avevano lasciato il loro tascapane, quando a un certo punto vedono un globo luminoso che nascondeva nel suo interno la figura di una donna seduta che piangeva, il volto tra le mani, e a un certo punto questa signora si alza, fa qualche passo e dice: venite avanti bambini miei, non abbiate paura, sono qui per raccontarvi una grande novella, sono qui per raccontarvi qualche cosa che interesserà non solamente voi, ma il mondo intero. E quindi invita questi due bambini, Massimino e Melania, ad avvicinarsi a lei, e poi noi lo possiamo vedere nel valoncello. Ecco, ci sono il primo gruppo di statue, è la Madonna che piange, il secondo rappresenta la Madonna che sta parlando con i due bambini, e poi il terzo gruppo di statue è proprio quello che abbiamo qui alle nostre spalle, la Madonna che sale in cielo e i due bambini che rimangono estasiati quando lei piano piano scompare. E allora qual è il messaggio che la Madonna lascia a Massimino e a Melania? È un messaggio molto, molto biblico. La Madonna parla del suo popolo. Parla di questo popolo che ha perso la sua identità di cristiano, questo popolo che si è allontanato da Dio, questo popolo che butta sulle spalle di Dio tutti i suoi problemi, i suoi perché, e questo popolo che si è allontanato anche dalla Chiesa, questo popolo che non prega più, questo popolo che non vede più le tracce di Dio nella propria vita e nella vita del mondo, nelle cose, in quelle, diciamo, negli avvenimenti che lo circondano e che lo interessano giorno dopo giorno. Maria dice: ecco, voi non siete più capaci di guardare le cose che vi circondano con gli occhi di Dio. Voi non sapete leggere il messaggio che Dio vi manda attraverso quello che capita. Cioè, Madonna vuole invitare Massimino e Melania, e quindi attraverso di loro tutto il popolo cristiano, ad aprire gli occhi sulla realtà nella quale si vive e cercare di vedere qual è il messaggio e la presenza di Dio in queste cose. Per esempio,
parla delle noci che marciscono, delle patate che non ci saranno più, saranno mangiate dagli insetti, parla dell'uva che marcisce e così via. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire, ecco, che proprio l'uomo del 1846, ma anche l'uomo d'oggi, ha perso veramente la capacità di leggere e sensibilmente la presenza di Dio nella sua vita. Dice: tutto quello che capita dovrebbe aiutarvi a riflettere, dovrebbe aiutarvi a ritornare in voi stessi, a rivivere la vostra vita di comunione nella Chiesa, come famiglia, e invece voi proprio non ci fate caso. Ecco, dice, sono queste cose che appesantiscono il braccio di mio figlio, no? Questo braccio che nella Bibbia è indicato come la potenza di Dio, ma la potenza che salva. Ma anche, diciamo, questo braccio che a un certo punto non ce la fa più. Non ce la fa più e che non riesce più a essere motivo di salvezza, perché non viene più colto il segno di questo braccio. Maria dice, ecco, il braccio di Dio è un braccio che salva, non è un braccio che condanna. Se facciamo l'esperienza del male, della condanna, ebbene è perché veramente noi non siamo più capaci di avere un rapporto bello con Dio. Un rapporto fatto di preghiera, un rapporto fatto di comunione profonda con Lui, un rapporto fatto di comunione con i fratelli nella comunità ecclesiale. Quindi, ecco, un rapporto anche fatto di ascolto di questo Dio che ci aiuta, ci invita a leggere segni, le sue tracce, di individuare le sue tracce nel mondo di oggi, nel mondo in cui viviamo. Ecco, il discorso della Madonna, i bambini la chiamavano la Bella Signora, perché non pensavano che fosse la Vergine, la Madonna. L'hanno sempre chiamato la Bella Signora, perché per loro era qualcosa di straordinariamente bello, veramente, e accattivante. Ecco, questa donna che si è presentata piangente. Durante tutto il suo discorso non ha fatto altro che piangere, lacrime di luce, dicevano i bambini, lacrime che quando arrivavano all'altezza del crocifisso, ebbene queste lacrime scomparivano in una grande luce, quella luce poi che attorniava tutta l'apparizione, la Madonna, la Bella Signora e anche i due bambini, che si sprigionavano da che cosa? Questa luce si sprigionava dal crocifisso, il grande crocifisso che la Madonna portava sul suo petto, con da una parte le tenaglie e dall'altra il martello, i segni della passione. E questo crocifisso, dicevano i bambini, ci appariva quasi vivo, molto luminoso e vivo. Ecco il Cristo risorto che è presentato da Maria sul suo petto. E possiamo dire che questo crocifisso, che poi è diventato anche il simbolo dei missionari della Salette, della congregazione dei missionari della Salette, ebbene, è proprio il riassunto, possiamo dire, di tutto il messaggio dell'apparizione, che è un messaggio di riconciliazione, è un messaggio di amore e di misericordia che Dio vuole rivolgere ancora una volta al suo popolo. Perché? Non per punirlo, ma per chiamarlo amici consigli, per richiamarlo a una vita nuova, per richiamarlo alle origini, ecco, della fedeltà e dell'alleanza pattuita con il battesimo. Ecco, a ritornare cioè alle ragioni della fede, della propria fede. Io penso che sia un messaggio molto attuale questo, quello della Vergine oggi, perché il mondo di oggi
così distratto, dimentica di da dove viene, non sa dove va e non sa che cosa fare. Ecco, ha perso veramente il senso e di orientamento della propria vita. E Maria ci dice, ecco, solamente in Cristo, nel suo Vangelo, l'uomo può trovare un modo per rispondere ai suoi problemi, alle sue difficoltà. E facendo così ritrova davvero quella pace e quella serenità che ha perso allontanandosi da lui. L'apparizione è stata approvata dal vescovo di Grenoble, Monsignor Philibert de Bruyard, nel 1851, proprio 5 anni dopo l'evento che occorso qui alla Saletta. E proprio nella lettera pastorale e nel decreto di approvazione, lui scriveva, ecco, io voglio che su questa montagna venga costruito un santuario, una chiesa, che possa accogliere i pellegrini che verranno a onorare la Vergine. E poi anche voglio costituire un gruppo di missionari perché possano accogliere questi pellegrini. Quindi ecco, noi ci troviamo proprio qui, di fronte alla chiesa, alla Basilica Minore, intitolata appunto alla Madonna della Salette, voluta dal Vescovo diocesano. Bene, questa chiesa, questa costruzione è stata opera di tanti, è fatta in pietra, e pietra lavorata da tanti scalpellini italiani venuti espressamente dalla Val di Susa. Sono stati qui per diversi anni per costruire questa chiesa, e la pietra è stata recuperata dalla montagna qui vicino, dal Gargà. Ecco, accanto alla chiesa è sorto anche un ospizio, che poi è stato ampliato successivamente, un ospizio per accogliere appunto i pellegrini, perché qui siamo a 1800 metri di altezza. E qui la strada termina, perché c'è la montagna, c'è l'anfiteatro delle montagne, quindi qui per il pellegrino che viene da Salette deve venire espressamente, perché non può andare oltre, ci deve venire proprio di proposito. E i pellegrini che salgono qui alla Salette sono normalmente 200.000 l'anno, provenienti da differenti paesi d'Europa e anche del mondo. In modo particolare ci sono i francesi, certo, ma soprattutto polacchi, italiani, tedeschi e poi spagnoli, e poi ci sono anche quelli che vengono dal Brasile, dall'America, dalle Filippine, eccetera, là dove ci sono i nostri missionari. Ecco, a seguito di questa apparizione poi, come dicevo, è sorto un istituto detto appunto Missionari di Nostra Signora della Salette. E questo istituto ora è sparso in ben 27 paesi del mondo e conta circa 970 membri, suddivisi in 10 province, appunto dicevo sparse nel mondo. E la casa generalizia si trova a Roma. E qui alla Salette c'è una comunità internazionale, dei missionari della Salette, che accoglie assieme alla comunità delle suore della Salette, accoglie i pellegrini, quindi sono qui, è qui al servizio dei pellegrini e appunto per poter far passare, come diceva la Madonna a Massimiliano Melania, far conoscere il suo messaggio. Questo messaggio che è un messaggio di amore, di misericordia, ma anche di conversione, chiamata alla conversione, di cui tanto il mondo ha bisogno oggi. La ringrazio della sua testimonianza. Ave Maria, grazie.
Ho qui con me una signora francese. Gli chiedo che cosa significa per lei la Madonna della Salette. Qual è il messaggio della Madonna? Quante volte siete venuta qui e quando? Expliquez-vous, s'il vous plaît, allez-y. J'ai connu la Salette en 1989, donc je suis venue ici pour la première fois en 89, et à partir de là, j'étais convertie. Marie m'a donné cette grâce d'être près d'elle, et puis elle m'a demandé de suivre le chemin de son fils, et depuis, je n'arrête pas. Je monte ici tous les deux ans, et depuis 1989, depuis 1911, je fais partie des laïcs salétains et je suis bénévole depuis cette année-là. Et je monte tous les deux ans ici. Bon. Et je viens de l'île de la Réunion. Ah bon, ça marche. Département d'outre-mer de la France, d'accord. Et qual è il messaggio della Madonna della Salette? La réconciliation. Elle nous demande de nous réconcilier avec nous-mêmes. De nous réconcilier avec nos frères et de porter la bonne nouvelle, le message qu'elle nous a demandé de le faire passer à tout mon peuple. Et j'essaye de faire passer à tout le monde que je rencontre, par ma façon de vivre, par ma joie, de transmettre ce qu'elle m'a donné. Ah, bon, d'accord. Toutes les fois que vous venez comme bénévole. Sono già due volte che venite come volontaria alla Salette. Voi provate ogni volta la stessa cosa o qualche cosa cambia in voi? À chaque fois je viens ici, je me sens transformée. C'est toujours la même émotion qui m'envahit et je repars différemment avec plein de ressources pour continuer dans la vie. E avanzare avec Notre Dame e son fils. Vi ringrazio della vostra testimonianza. Allez-y. Bon ben voilà, moi je suis née en France. J'adore la Salette parce que c'est tout près de mon village où je suis née à Namur. C'est ma passion quoi. Je viens souvent ici grâce à mon fils qui m'amène et puis c'est un espoir de paix pour tout le monde. C'est tellement moche la vie maintenant. C'est pour la paix, pour prier la Vierge et tous les saints. Je sais tout, je ne sais pas quoi dire. Pour la paix, voilà, dans le monde. Conoscete il messaggio della Madonna della Salette? Ah ben oui, c'est pour la paix aussi. Hein. C'est pour la paix hein, dans le monde. Hein. Alors, oui. Voilà, c'est tout. Hein. Ouais. Ascoltiamo adesso la nipote che è italiana. Allora, è la prima volta che vengo alla Salette. La zia mi ha portata qui. Perché è devota. E visto che ho molta fede anch'io, sono felice oggi di essere qui. Ho pregato per me, per tutti i miei familiari e per il mondo intero, che ne ha molto bisogno. Sì. Quando è venuta, è entrata qui in chiesa, ho visto anche il luogo dell'apparizione, che cosa ha provato? Mi dica. È una cosa toccante sapere che qui è apparsa la Madonna. Della Salette. Sono cose che sono difficili da spiegare perché sono nel cuore, però nel mio cuore, però mi riesce difficile spiegare l'emozione che mi ha dato, che mi ha fatto. Bene, io faccio adesso un'altra domanda alla zia. Tutte le volte che viene alla Salette, prova qualcosa di nuovo? Sì, pace. Sì. La paix, e soprattutto dans le mondo. D'accordo, je vous remercie de votre témoignage. Voilà. Vi ringrazio della vostra testimonianza. Grazie a lei. Che cosa significa per voi la Madonna della Salette? E qual è il messaggio? C'est un messaggio de paix, de reconnaissance. Et
de grâce. Voilà. È la prima volta che voi venite alla Salette? Non, mais il y a très longtemps. Voi avete ottenuto qualche grazia dalla Madonna? Je pense que c'est notre maman du ciel et qu'elle nous accompagne dans nos grands moments de joie et dans nos grands moments de peine aussi, si on sait se mettre à son écoute. Quando si viene qui, ci si ricarica spiritualmente? Aujourd'hui on est simplement de passage, mais oui, je pense que ça peut être un moment de rend grâce pour toutes ces bonnes journées qu'on a passées, puisqu'on arrive de vacances, mais aussi pour retrouver des forces pour sur notre chemin. Quindi per ricaricarsi voilà. Per tutto l'anno. Voilà. Vi ringrazio della vostra testimonianza. Ho con me due donne francesi di origine italiana, di Udine. Chiedo loro che cosa significa il santuario della Madonna della Salette e qual è il messaggio. Beh, écoutez, Notre-Dame de la Salette, c'est un lieu de pèlerinage. Voilà, donc on vient régulièrement. C'est un havre de paix et puis de prière aussi. Et que dire d'autre disons que ça représente la paix. Voilà, la paix, l'amour des autres. Voilà. Et pour vous, signora? Pour moi, c'est pareil, c'est la même chose. C'est la même chose. On adore venir là et tout. C'est la Vierge. C'est un lieu de prière. Et quand on est ici, on a l'impression de vivre dans un autre monde. Voilà. Disons qu'on est à part toute cette violence. Voilà. Là, ici, c'est vraiment, on ressent vraiment la paix. Qu'est-ce qu'on voudrait d'ailleurs dans tout le monde. È la prima volta che venite alla Madonna della Salette? Venite regolarmente? Tutte le volte che venite alla Madonna della Salette, provate la stessa cosa o qualcosa cambia in voi? Moi je oui, on se sent très bien. On vit dans un autre monde, on a l'impression d'être dans un autre monde et on ressent une paix profonde, une paix intérieure qui ne s'explique pas. Voilà. Questa pace che voi trovate qui, penso che la trovate sempre di più in voi quando ritornate a casa, perché i frutti si vedono dopo. Voilà, tout à fait, tout à fait. Voilà. Vi ringrazio della vostra testimonianza e buon pellegrinaggio. Thank you.
Là aujourd'hui, c'est parce que j'appartiens à un groupe qu'on appelle Action catholique des femmes, et nous avons pour habitude de faire régulièrement des séjours, des week-ends, dans des lieux de culte ou des sanctuaires. C'est pour ça que nous sommes déjà venus deux fois en équipe dans ces lieux. C'est la troisième pour ce week-end. On a la chance d'avoir le soleil avec nous. Notre-Dame de la Salette nous parle évidemment en tant que femme d'abord, en tant que mère aussi. Et puis par le message qu'elle délivre, nous en Action catholique, effectivement, nous sommes aussi très sensibles à toutes les conversions que l'on peut vivre, à la fois dans nos équipes, dans l'écoute que l'on a des unes et des autres. Nous venons ici avec tout ce qui fait notre vie, et nous venons déposer au pied de Notre-Dame de la Salette justement tout ce qu'on porte de souffrance, les nôtres, mais peut-être encore plus celles de nos proches, de nos familles, de nos voisins, de nos quartiers, toute cette vie de femme. Et on sait Notre-Dame de la Salette à notre écoute. On la sait extrêmement proche, féminine, bien sûr. On aime se retrouver pour prier ensemble autour de Maximin et Mélanie. Et puis on aime aussi franchir un peu les montagnes ici. Nous venons aussi faire un petit peu de sport, et ça aérer aussi bien l'esprit que le corps. Voilà. D'accord. Quante volte siete venuta al santuario della Madonna della Salette? Alors, en équipe d'Action catholique, c'est la troisième fois que nous venons. Mais moi personnellement, je suis venue plusieurs fois aussi en famille avec mon mari.
Voilà, et je crois que si j'avais une retraite à faire, personnelle, ça ne me gênerait pas de venir dans la compagnie de Notre-Dame de la Salette une semaine ici et dans ces lieux magnifiques, parce qu'il y a aussi un accueil assez chaleureux qu'on apprécie énormément. Et puis toutes les activités également que le sanctuaire nous propose et qui sont importantes pour les gens qui viennent comme ça. Tutte le volte che voi venite qui, cambia qualcosa in voi? Je vous écoute, expliquez-vous. Ah, je crois qu'on fait le plein d'amour, parce qu'on n'en a jamais assez. Je vous ai parlé, oui, voilà, du côté féminin. Hein. Je crois qu'effectivement, nous les femmes, nous sommes un petit peu à la source de tout ce qui porte la vie. Donc, eh bien, Marie nous a donné son fils. Donc, elle nous a apporté cette vie qui ne finit pas. Donc, c'est vrai qu'en retournant chez nous, on a peut-être plus envie d'aimer mieux, de privilégier tout ce qui peut donner la vie, faire surgir la vie sous toutes ses formes. Vi ringrazio della vostra testimonianza. Oui, donc on ne peut pas rester insensible devant le grandiose de tout le panorama qui nous entoure, l'immensité de cette basilique chrétienne. Non si può restare insensibili al grandioso panorama che ci circonda, l'immensità di questa basilica cristiana a cui noi cattolici siamo molto devoti, come quando si va a Lourdes, tutta questa fede che si manifesta. Avevo scoperto Lourdes nel 1947 con mio nonno e oggi provo la stessa cosa. Anche se mio nonno non c'è più, provo un'emozione. Un bel panorama, una bella basilica. Si onora la Santa Vergine. È tutto quello che ho da dirvi. D'accord. Vi ringrazio della vostra testimonianza. Merci a voi. Un plaisir, monsieur, bon retour en Italie. Merci. Qui al santuario della Madonna della Salette c'è una famiglia con la mamma, il papà e due figlie. Vorrei sapere dalla mamma che cosa significa per lei il santuario della Madonna della Salette. J'adore venir là dans ce lieu. Ça fait maintenant plus de 5-6 fois. On essaye de venir une fois par an. Et nous adorons venir, c'est de la plénitude. Voilà, c'est un message de paix, de sérénité. Et j'adore venir là avec mes filles et mon mari. Allez-y. Ben, moi, c'est un peu l'identique à ma femme. Quand nous venons là, c'est plus pour se reposer, rester en paix. Et puis avec mes filles, quoi. Et, oui. Bon. Et voilà. Je voudrais savoir. Quando voi venite alla Salette, provate qualche cosa? Je vous écoute. On ressent de la tranquillité, de la paix. Quante volte siete venute qui? Quando ritornate a casa, siete sempre le stesse o qualcosa cambia in voi? On a pu partager nos émotions avec Notre-Dame et voilà. Quindi siete venute qui per rigenerarvi, n'è vero? Pour prier nous avons la foi, donc on adore venir ici et oui. D'accord. Et à chaque fois, allez-y mademoiselle. Et à chaque fois qu'on boit l'eau, je crois en sa bénédiction, du coup, j'adore la boire et à chaque fois je fais une prière. D'accord. Disons que si nous ne venons pas chaque année, on sent un manque. Et donc ça nous fait du bien de venir. Bon.
D'accord. Vi ringrazio della vostra testimonianza. Pater et Filius et Spiritus.